Allora, quello di cui vi volevo parlare oggi fondamentalmente è una cosa relativa al mondo dei videogiochi, no? Spesso e volentieri capita di parlare con i ragazzi di oggi che ti dicono ma sto videogioco, questo non mi piace, questo è troppo lento, questo non puoi fare quello. Allora io ho iniziato a raccontare come funzionavano i videogiochi fine anni 70, inizio anni 80. Parliamo dalle vecchie console tipo l'Atari VCS 2006, ColecoVision, Intellivision e company, fino ai primi computer, agli home computer, come potevano essere il Commodore VIC-20, Commodore 64/128 e l'Amiga, e poi gli sviluppi che ci sono stati con PC, altre console, 16, 32, 64 bit e via dicendo. Allora, loro mi dicevano, no, ma io, che ne so, ho fatto un livello per fare io provare un amico mio Minecraft, ho dovuto aspettare 40 secondi, poi ho giocato online con altri amici miei, no, io ho sparato a uno, poi quello però c'era il lag, allora non mi ha colpito. Io ho raccontato, ma che cazzo state a dire? Ma ragionate, gli ho detto, ai tempi mia, per giocare online con un amico tuo, dovevi andare a casa sua, gli dovevi dire, portassi il joystick. Cioè, non c'era il joypad, mouse e tastiera, no, c'era il joystick che era un attrezzo con pugnavi, cioè il tasto solo. Tante volte la sfiga ti dice che a parte c'ha un tasto solo, cioè tu dovevi saltare, se saltava in diagonale, no? Potevi saltare con un bottone, come tutte le persone al mondo, no? Al bar lo potevi fare perché c'erano magari giochi dedicati con due bottoni al bar, perché se giocava al bar, ma oggi al bar l'unico giochetto che vedete fondamentalmente sono le slot machine, il poker, tutta quella roba che uno ci si gioca i soldi, eccetera. Lì te dovevi portare sto joystick, allora partiva questo da casa sua, che ne so, tu abitavi a una parte di Roma, questo abitava in un'altra parte di Roma, questo partiva, che ne so, appena finita scuola, alle 2 e mezza, alle 5 stava da te, perché con gli autobus che andavano peggio di oggi, praticamente quella era l'ora a cui arrivava, e veniva a giocare a casa tua praticamente. Perciò questa era partita alle 2, 2 e mezza, sfonnato, non aveva fatto i compiti, la madre aveva vessato, gli hanno detto peggio cose, arrivava a casa tua per giocare praticamente e attaccava sto joystick. Meraviglia, scoprivi che il gioco non supportava due giocatori. Dici, ma come, io ci ho sempre giocato a Rambo, non si può giocare in due? No, si può giocare in due. Alla fine scoprivi che tra i vari giochi, che ovviamente, poi vi dico una cosa ancora più carina, che ovviamente tu c'avevi lì sulle cassette, c'era solo un gioco che supportava i giocatori, si chiamava Archon, che era un gioco di scacchi che però si potevano combattere tra di loro e varie persone, che era pure un bel gioco, devo dire la verità, però era pure difficile perché all'inizio magari uno dei ragazzini non ci capiva niente. Qual era la fregatura? È che tu per caricare Rambo, mica facevi carico Rambo e si caricava, no, dovevi mettere la cassetta dentro e Rambo caricava, 1, 2, 3, ma no, sta velocità ancora più lento, 4, fino a 200. E se avevi sbagliato una cosa che si chiamava l'azimut, cioè l'allineamento della testina del registratore, cosa molto probabile perché la cassetta era copiata, stracopiata praticamente, te t'attaccavi, cioè rimanevi praticamente senza giochetto. Sì, perché in sostanza che succedeva? Che tu caricavi sti giochi dalla cassetta praticamente, no? La cassetta doveva girare, era stata registrata, erano robe 5, 10, 15, 20, 25 minuti poi. E c'erano dei giochetti che caricavano pure più volte, cosa che oggi è normale, no? Tu carichi, mandi in giochetto. Prendiamo per esempio, l'altro giorno stavamo a giocare a un giochetto moderno, no? Per dire, The Division, no? Allora che succede? Oh ragazzi, ci vediamo tutti su The Division, se chiacchiera, se fa, se spara, prendi l'attrezzatura, se ricorda l'attrezzatura che c'hai, grafica, neve, fumo, oh, famo un'incursione, andiamo di là, tutto in tempo reale, ultra velocità, anzi guarda aspetta c'è l'aggiornamento, mommo scarica l'aggiornamento The Division, in 3 secondi ci stanno 50 personaggi nuovi, ci sta tutta la super grafica, no? Ai tempi che c'avevi? Ritornavo sempre al Commodore 64, usciva un giochetto nuovo, come lo facevano? C'era uno a casa, un programmatore, magari tipo in Inghilterra, stava a casa sua, si metteva là e faceva sto giochetto in 38, 50, 48, 61k, capito? Roba che oggi con 61k non ci fai manco la scritta d'inizio avvia, cioè quella fa ride, no?
E praticamente che succedeva? Prima questo giochetto lo finiva, lo preparava, lo pubblicavano, lo mettevano su una cassetta, su un floppy e te lo mandavano, passavano i mesi perché poi partiva, faceva il giro, poi qualcuno lo copiava, poi non lo so, poi forse lo trovavi in edicola perché c'era pure le cassette dell'edicola, no? E sì, in edicola, se uno non c'ha i soldi andava in edicola, piava i stessi giochi che ci stavano in vendita dalle altre parti. Ma qual era il vantaggio? Gli cambiavano i nomi, che cazzo ne so, c'è stava Jack the Nipper, lo chiamavano Pupazzetto, School Days lo chiamavano Scuola Pazza, c'è stava Reps, che era De Guida, lo chiamavano Super Bolide, e via dicendo, e c'erano tutte queste riviste che facevano a Milano questi giochetti che costavano 4 soldi, che tu caricavi, e ci si mettevano pure d'impegno, no, a cambiargli i nomi, qualcuno faceva pure un lavoro interessante che lo traduceva in italiano, perché le traduzioni in italiano, specie su un gioco come School Days, erano fondamentali, c'erano i fumetti del professore che ti interrogava, tutto sempre ovviamente nei minimi termini, però, e questo era il mondo del Commodore 64, perciò c'avevi il joystick con tasto solo, giocare con i tasti manco te ne venga in mente la possibilità, che era una follia. Per quanto poi i giochetti erano limitati testati, alcuni giochetti erano stati programmati in mesi, si finivano in 3 minuti. Se vi andate a vedere le partite complete del Commodore 64, so, dei giochetti si finiscono in 3, 4, 5 minuti. Un minuto, cioè, mi è capitato pure dei giochetti giocati velocemente, si finiscono in... Tu immagina, uno spende 50.000 lire ai tempi. No, c'erano pure giochetti a 50.000 lire, equivalente a un 50 euro oggi alla fine. E tu che facevi? Finivi il giochetto in 2 minuti. Altri erano proprio ingiocabili, cioè tu andavi a comprare, che ne so, la conversione del gioco da bar, no? Che al bar lo vedi bello, divertente, colorato, 32 colori contemporanei su schermo, 3 tasti, eccetera, eccetera. Compravi sto gioco con l'illusione che potesse essere uguale o è somigliante, c'entrava niente, era tutta un'altra cosa. Due chiazze dei colori che facevano a botte con due chiazze dei colori, così, tutto il tempo. E tu dici, vabbè, ma io sti soldi, ma andavi dal negoziante e dici, guarda, sto giochetto non funziona, non va bene. Non ne sentivano per nessuno, non esisteva, non funziona, no, non te lo cambio. Ha comprato, te fa schifo, t'attacchi. Questa era la politica dei negozianti ai tempi, perché poi non c'era negozio di videogiochi, non c'era GameStop, Pippo Baudo come adesso, no? I negozi, uno era un elettricista, si era messo a bene i giochetti, copiati. Un altro era un negozio di dischi, che vendeva i giochetti originali e copiati. Un altro, per dirti, era Ferramenta. Sai le volte che ho comprato i giochetti dal Ferramenta? Senta, che è arrivato. Poi alla fine, sai che scopri che ci stavano i piratoni che li vendevano a casa, onesti padri e madri di famiglia che facevano le copie dei giochetti, cassette, floppy e floppetti a casa, andavi là e li compravi. Potevi comprarne 5-6 o facevi l'abbonamento. Se faceva l'abbonamento per questi giochetti, no, tu andavi a casa di questa, oh, che c'è sto mese? Guarda, c'è Street Poker, guarda, che pronto lo posso dare, che te c'hai 12 anni. Cioè, vabbè, ma io gioco fino a che si spoglia la regisione e poi mi fermo. Vabbè, allora te lo do. Basta che non vai avanti a vincere. No, e te pare che io mo mi metto a vincere a Street Poker, al giochetto. Che poi, ragazzi, Street Poker, spogliata, era un guazzabuio di pixel, cioè era più facile pensare che una macchia di sugo che era cascata sulla tovaglia era una donna nuda piuttosto che quella che vedevi sulla foto del Commodore 64. Tant'è che dovettero tirar fuori Samantha Fox e Street Poker, che era famosa all'estero, Samantha Fox, fondamentalmente in Inghilterra, ma da noi non la conosceva nessuno, per poter far credere che lì dietro c'è stata Samantha Fox. Così uno poteva immaginarsela, l'avevano talmente caricata dei vestiti che gli avevano messo pure il velo a questa. Sì, perché il primo pezzo che levi è una specie di maschera. Poi la spoglia, alla fine, lo sapete, che arriva a essere delle tette. Cioè, alla fine proprio dello Street Poker di sta Samantha Fox. Tant'è che poi uscì pure Sabrina Salerno per l'Italia. Non so come fecero, acquisirono delle foto. Sabrina Salerno Street Poker, vabbè, quello che vi pare. Perciò andavi da questi qua e compravi. Fortunatamente poi, quando uno riusciva a mettere da parte un po' di soldi, si riusciva a comprare floppy, no? E il floppy voi direte, ma che cacchio è? Niente, era identico, era un cassettone così, c'era il 1541, 1571, 1581, non mi ricordo tutti. Io c'avevo il 1571 che era un po' più schiacciato, un po' più piccolo, bianco. E
niente, praticamente che facevi? Mettevi i dischetti. La cosa bella è che il dischetto c'aveva una capienza che era ridicola. Si formattava tra l'altro su un solo lato, poi qualcuno si è svegliato, ma formattamolo pure sull'altro lato. Per farlo dovevi tagliare con le forbicette l'altro lato per farlo formattare. Poi appena hanno inventato una macchinetta, si chiamava clipper, col clipper potevi bucare dall'altra parte e sto floppy tu praticamente lo potevi formattare pure dall'altra, cioè il doppio lato. Era un casino per esempio con l'etichetta, attaccare l'etichetta poi si infilava dentro, si staccava. Non sapevi che c'è stava. La cosa bella però del floppy è che era un po' più veloce a caricare, poi con qualche cartuccia d'aiuto andava ancora più veloce, perché mentre sulla cassetta c'è stava il famoso turbo tape, che dovevi caricare prima il turbo tape, poi dovevi caricare il giochetto in turbo tape, che dovevi averlo salvato in turbo tape, accelerava dei 5 secondi, ma ci avevi messo 2 anni per fare tutto il lavoro. Sì, perché dovevi salvare il giochetto in turbo tape, caricare il turbo tape, scaricare il turbo tape, mettere sulla cassetta il turbo tape. Le cassette poi erano sequenziali, non è che copiavi i dati e li mettevi dentro. Dovevi pianificare, che metto prima? Prima il turbo tape, senti, ma poi che giochetto? Questo, e per secondo che vuoi mettere quello? Ma non ce l'ho ancora io quel giochetto, lo sta? Starà, mo devi portare sta amico mio. E dovevi aspettare questo amico tuo, magari un mese, di portare sto giochetto, se no non lo potevi mettere su quel punto della cassetta, no? Perciò dovevi fare tutto, mentre sul floppy potevi fare un po' di cose. La cosa bella del floppy è che potevi fare i caricamenti anche intermedi un po' più veloci, un po' più sensati, mentre su cassetta poi ripartiva, hai finito un quadro che ci hai messo una vita, se bloccava la cassetta dovevi ricominciare tutto da capo, rifare tutto il quadro, ricaricare tutto il gioco, capì perché si era bloccato, sperando che non si ribloccasse, forse era difettoso. Almeno sul floppy sta cosa veniva un po' meno, poi giravi il lato, c'hai una cosa. La cosa bella che riuscirono a fare è che in 84 mi pare, 84-85, uscì il gioco su Laserdisc Dragon Slayer, no? Sto giochetto che c'aveva a grafica cartone animato, tant'è che la gente ne sale i giochi impazziva. Ah, vedi, tutti i giochetti costavano 100-200 lire, quello costava 500 lire. Era tutto a memoria, non è che potevi scegliere chi sta tanto, però la gente rimaneva. Musica ad altissimi livelli, audio parlato, cosa, e grafica a cartone animato. Qualche volpe disse, ma mo lo rifamo su Commodore 64. Perché? Perché ancora prima c'era un sacco di gente che diceva da avercelo su Commodore 64 sto giochetto, uguale al bar. E diceva, ma io ce l'ho sto gioco. Non ci credo, no, vieni là a casa mia, so io abito in montagna dall'altra parte del mondo. E praticamente c'era sta favola, alla fine un programmatore ha detto, sai che famo? O famo? Si sono messi là e l'hanno fatto. La monnezza, non c'entrava un cacchio, la piattaforma dove i sartaci c'erano i venti che te soffiavano, poi avevano fatto qualche quadro che gli somigliava con i scheletri, tutto piatto, te muovevi tutto strano, a grafica peggio di quella normale, una roba proprio indegna. Poi hanno fatto il 2 per sicurezza, pure là qualche cosina meglio, ma non è che sono riusciti a fare granché. Fortunatamente a Commodore ha fatta Amiga. Commodore Amiga, no? Che è uscito poi in contemporanea con un altro computer dell'Atari, il famoso Atari 520 ST, che poi c'è pure il 1040, che c'è una... quello c'ha un grande vantaggio, dai, c'ha la porta MIDI. Eh sì, perché dicevano tutti, oh, però c'ha la porta MIDI, nessuno sapeva che cacchio serviva, ma c'aveva sta porta MIDI. La usavano 3 musicisti in tutto il mondo, gli unici dotati di strumenti con interfaccia MIDI, con uscita MIDI, ingresso MIDI, che però non erano utenti domestici, ma era gente che c'aveva miliardi e diceva, a me che cazzo me ne frega, cioè fondamentalmente. Allora è uscito sta Amiga, no? Che era quello che poi ha tenuto botta per un sacco d'anni. Questo iniziava che c'era una grafica a un certo livello, riusciva a rifare i giochi da bar, c'aveva i floppetti piccoli che contenevano più spazio, però era più veloce a caricare, il monitor a colori, d'altronde c'era pure il 64, però molti non se lo potevano permettere. Poi c'aveva tutte le risoluzioni, potevi scegliere fino a 4096 colori contemporanei, roba che il 64 c'era una palette di 16, ne potevi mettere 4, poi un casino, poi andava monocromatico, poi succedeva un casino. Che poi nel contemporanea del 64 c'era pure lo Spectrum, che era una monnezza, un computerino così, con i tasti di gomma, che faceva solo rumoretti, niente di eccezionale sto Spectrum. Però c'aveva i suoi fans, poi Sir Cliff Sinclair era uno che se l'era inventato da solo, poraccio, lavorava lì da solo in Inghilterra, se l'era inventato sto computer, un triciclo elettrico, che era l'unica cosa sensata che qualcuno ancora in giro ce l'ha. E diciamo fondamentalmente tutta sta roba, la dicevamo, sta Amiga, no? Allora c'aveva sta grafica mastodontica, c'aveva sto sonoro digitale,
e gli hanno rifatto nel tempo Dragon Slayer fatto bene. E sì, perché sono riusciti, cioè la possibilità di chiamiamolo campionare anche una parte di grafica di un certo livello, perciò campionarono tutta la grafica video di Dragon Slayer e venne un bel giochetto. Certo, era su 6-7 floppy disk, perciò tu li cambia, metti, ogni quadro cambia, eccetera. Ci voleva pure l'espansione della memoria per l'Amiga 500, perché doveva averci comunque mi pare un mega ai tempi, che lui partiva con 512, Amiga 500. E c'avevi il giochetto fatto bene, poi c'era tutta una serie di giochetti belli rivoluzionari, c'era per esempio la Psygnosis che tirava fuori dei giochetti anche in certo livello, Blood Money con una presentazione con gli asteroidi che volavano, musica eccetera, i Bitmap Brothers che avevano tirato fuori, vabbè, Speedball, Xenon 2 Mega Blast con tante canzone fatta da gruppi esterni, campionate, stracampionate e via dicendo. Perciò si erano fatte cose, ma tutto sto ambaradam, ma non comunicava con niente. Cioè, pensavo un Commodore 64 che si collegava col modem, era possibile, c'era chi c'aveva il modem, io c'avevo un par d'amici che c'avevano, si collegavano alle BBS. Ma che erano ste BBS? Niente. Navi sopra, uno poteva scrivere un messaggino, benvenuto, tutto scritto a caratteri, spendevi 200 lire ogni 2 minuti per star collegato e fate scrivere da un altro. Occupavi la linea di casa e ti facevi, oh guarda che devi liberare il telefono, devi chiamare nonna che sta male, sta all'ospedale, e tu devi attaccare all'improvviso, quello ci ha messo 2 ore. Il proprietario della BBS, detto SysOp, System Operator ai tempi, se gli facevi una cosa del genere, se strada non ti faceva manco più entrare, perché ti mettevi passo, il contropatia ti sta entrando sulla NASA, stavi entrando sul computer di casa sua praticamente. E ogni tanto qualche BBS si era evoluta, aveva messo sopra, che ne so, già per l'Amiga dei file musicali, cioè potevi condividere delle canzonette che hai fatto in mod, che erano i file musicali che faceva l'Amiga con 4 canali, poi 8 e via dicendo, dei campioni, inizia a essere una cosa interessante. Qualche grafica, qualche immaginetta, qualcosa, ma questo era il grosso. Poi ti manda dei messaggi, per esempio era interessante, ma nel messaggio a uno che stava collegato alla alla linea di BBS, Fidonet per dire, no? Che gli arrivava il messaggio il giorno, forse il giorno dopo, quando si collegavano tutte le BBS tra di loro e scambiavano tutti i pacchetti e messaggi. Una roba che oggi, se uno ci pensa, già uno, tanta gente dice email, no, devi scrivere, manco devi aspettare che ti rispondi con WhatsApp, faccio clic, vedo se mi ha guardato, ah, oh, hai fatto, ti sbrighi, ti mando pure l'immagine, capite? Perciò il punto d'incontro non c'è proprio, no? Dicevo, sta amica poi ti permetteva anche di fare delle cose di grafica un pochettino più evolute, c'era il Deluxe Paint, potevi fare immagini, c'erano programmi anche di grafica 3D, diciamo rudimentali, però già potevi fare, che ne so, dei solidi che ruotavano, delle sfere che andavano avanti e indietro, gli effetti di luce e via dicendo. Lo stesso valeva per l'audio, si poteva usare dei campioni, potevi mettere dei pezzi di canzone e farli suonare, intervallati, che ne so, dalla batteria. Diciamo è stata una grossa evoluzione. Certo, oggi arrivano i pischelli e ho capito, io però con Ableton Live stavo al 66esimo canale audio remixato con quell'altro, poi a un certo punto mi ha dato un errore. Grazie al cacchio, hai montato dentro 66 giga di roba, 88 canali, 96 cose, manco lo studio de mixing che c'era ai tempi a Los Angeles faceva sta roba e te stai a lamentare. Un altro mi fa, no, perché io con After Effects ho aperto poi in contemporanea la Cinema 4D, allora ho cercato di montare sul video che ho fatto in 4K, ho messo sopra un solido che ruotava, però si vedeva un pochettino che le ombre non erano veritiere. Ai tempi una telecamera, a parte era grossa così, no? Ma se la poteva permettere Steven Spielberg, Luciano Salce e Mario Merola. Basta, l'altri... Mo c'hanno tutti, pure sul telefono, la gente fa i video con i telefonini, poi ci monta sopra i super effetti, poi vanno sopra, ci rimontano, che ne so, un pupazzo 3D. Ma poi la cosa bella ai tempi era, oh, a quel giochetto ho fatto 500.000, se ci credo, come facevi a dimostrarlo? E riviste, alcune riviste tipo videogiochi dicevano, senti, se vuoi entrare nella graduatoria mi mandi una foto dello schermo. Ai tempi già fa una foto, devi chiamare tuo padre, la macchinetta col rullino che faceva la foto, forse veniva perché con lo schermo era quasi impossibile, forse non veniva perché lo schermo praticamente era lucido, poi non si vedeva niente. Che succedeva? Che praticamente
fatta sta foto, la dovevi stampare, perché c'è il fotografo, doveva stampare tutto il rullino e ciò pagavi, la dovevi spedire con la posta, dovevi andare alla posta, si spendeva un sacco, la mandavi su videogiochi, se riusciva a leggere te lo pubblicava e te dopo due o tre mesi, dopo una spesa folle di non so quanto, vedevi pubblicato il nome tuo, Ciccio Pizza ha fatto 500.000, poi arriva il giorno dopo un altro che ha fatto 501.000 lo cancellavano. Oggi praticamente giocate tutti uno contro l'altro in tempo reale e i punteggi online fanno ancora ride, anzi quello gli venne la roba a quell'altro, ah guarda io ho dell'attrezzatura, te la smollo a te, tu fai così, cioè praticamente è neanche pensabile una cosa del genere. In tempo reale puoi chattare, puoi mandarti poi sul tablet la mappa, quell'altro gioca, c'ha da una parte il computer, là il tablet con la mappa, oh guarda questi stanno qui, poi fanno entrare un altro dentro la chat, oh guarda tu fai una cosa, controlla dall'alto, guidi i bombardieri, guidi le cose. Ai tempi per guidare un bombardiere andavi a BZ, sparavi col cannone, sparavi due colpi e finito il giochetto, capito? Mo c'hai i bombardieri, spari, distruggi tutto. In realtà miste, no? Cioè tu c'avevi delle realtà miste, no? C'avevi il bar, perché al bar ci stavano questi giochetti elettronici anche di un certo livello, poi c'avevi le sale giochi, che erano dei grossi ritrovi dove c'erano tutti i giochetti, si andava a giocare lì, si pagava e via dicendo, e poi c'avevi, diciamo, la parte domestica dove stava l'amico tuo, alcuni amici più ricchi che c'avevano la console con tante cartucce, perché si usavano le cartucce come se sono usate fino a qualche tempo fa oltretutto, oppure c'erano amici col computer che c'erano questi giochetti su floppy, cassette, dischetti e via dicendo, no? E poi vabbè ci stavano gli amici che millantavano da avere delle cose mai viste, collegamenti mai visti, mai sentiti, loro ce li avevano, ah ma io ho un computer, l'ha portato mio padre dall'America, perché l'America ai tempi era un qualcosa di misterioso, no? Pochi andavano in America, non c'era internet, non ci stavano tutta sta varietà di trasmissioni televisive, anzi ancora prima che le reti Mediaset esistessero, perciò c'erano i primi solo Rai, emittenti locali, e poi è iniziata a Berlusconi con questi primi canali che si chiamavano Uomo TV e compagni, che piano piano sono diventati Italia 1, Rete 4 e Canale 5, e non si capiva granché che cazzo era succedeva in America. Allora tanta gente diceva in America ha visto delle cose allucinanti, oh ma sai che in America già c'hanno quei computer che tu fili il casco in testa e vedi tutto, che poi in realtà virtuale c'è sta da una vita, perché i primi caschi di realtà virtuale, tolto il Virtual Boy che era una presa per culo, c'erano proprio dei caschetti di realtà virtuale già dai primi anni 90, io lo provai, una monnezza, nel senso che era interfacciato a un computer 386, faceva una fatica abissale, no, costava 2 milioni ai tempi, vedevi con tre stronzate, c'era uno che conosceva, era riuscito a interfacciarlo con Doom, aveva fatto caschetto di realtà virtuale, interfacciato col PC con Doom, con Bazooka, non mi ricordo quale giochetto del Super Nintendo, che puntava e funzionava. Ha creato tutta sta cosa. L'ha venduta a una sala giochi di Piazza Vittorio, nel senso gliela ha portata a sta sala giochi di Piazza Vittorio, gli diceva di far pagare un tot per giocare, l'hanno snobbata. Vuoi perché era un po' complicata da spiegare, vuoi perché comunque la gente ancora non aveva ben percepito quello che poteva essere questa realtà, no? E perciò dicevo, sta realtà virtuale che c'è adesso, Oculus Rift, Gear e company, alla fine è roba che già esiste da una vita, hanno migliorato un pochettino la performance, ma pare che ancora adesso non è che queste performance vadano granché, no? Poi fondamentalmente adesso qual è il grosso vantaggio? La fruibilità del gioco. Un tempo per avere un giochetto dovevi sperare che un programmatore lo facesse, mo può fare pure un ragazzino in casa. Un sacco di ragazzini hanno fatto dei giochetti, ci hanno fatto pure milioni di dollari, se non miliardi. Basta vedere chi ha venduto Minecraft, ha fatto a casa, quanti soldi ci ha fatto, chi se l'è comprato e via dicendo. Ma basta pensare pure ai giochetti del cellulare, prima per giocare dovevi averci un caso. Oh, ma posso usare il televisore che ce devo collegare, il computer o la console, attaccare 60 fili, 2000 cavi, tempi di caricamento, robe mostruose. Mo, gira nel cellularetto, track, giochetto. Ma no giochetti così, c'è sta giochetti con la grafica 3D, veloci, potenti. Ai tempi una cosa del genere, manco se te piavi
a workstation da NASA, del Pentagono, tutte messe insieme facevi il minimo di sta grafica, capito? Perciò tu oggi hai sto vantaggio dal punto di vista dei giochetti. Poi ai tempi, oggi i giochetti ci giocano tutti, tu puoi vedere una bella ragazza sulla metro che gioca, che ne so, un gioco classico di questi tipo puzzle, razzle, mazzle, eccetera, come puoi vedere un altro che gioca, un professionista che gioca, che ne so, a Jelly King, Fruity King e company, no? Ai tempi chi giocava era ghettizzato, era un occhialone, era un disgraziato, un ragazzino, gli facevano, oh, ma che fai, giochi ai giochetti? Al bar non fumi le sigarette e giochi ai giochetti, al bar non ti compri la droga e giochi ai giochetti, non bevi gli alcolici e giochi ai giochetti, ma sei scemo? E ragazze, che penseranno di te? Stiamo a sti livelli, a casa, ma questa ha speso 500.000 lire per Commodore 64, con 100.000 lire in più ci si comprava il cialetto, andava in giro a rimorchiare, capito? C'era quella di diffidenza e differenza. E poi che ci fa? Manco ci ha fatto dei soldi con quel computer, che poi c'era sto mito che sto computer se collegava poteva fare anche dei soldi. Oh, ma che me puoi cambiare i voti a scuola? Col computer io ho visto un film, l'ha fatto quello, sì, perché c'era gente, si vedeva War Games, vedeva quello che si collegava a scuola col modem. I computer già nel 1980 erano tutti collegati praticamente tra di loro, e gli insegnanti mettevano i voti sui computer. Non lo fanno ancora oggi, fra un po'. Ai tempi c'era già, e questo si collegava, azzeccava la password, cambiava i voti all'amica sua. Capite? Cioè, c'erano comunque dei falsi positivi, dei falsi miti dietro a sti computer, che poi non erano manco veri, no? Perché poi ti andai a vedere War Games e questo qui aveva cambiato i voti attraverso il computer. La gente, cioè, a mia madre un giorno mi fa, oh, mi raccomando, il computer devo comprare, non ti metti a fare queste stronzate che ti vai a cambiare i voti a scuola. E fa, gli faccio a mia madre, ma magari ero buono e si poteva fare, mica stavo qua, ero miliardario. Già ho cambiato i voti a tutti, mi ero fatto da 10.000 lire ognuno, stavo ai Barbados. Perciò questi si raccomandavano. Poi la cosa che fa ridere è che oggi, talmente evoluto il discorso dei social, no? Che ai tempi era impensabile, no? Dicevo, oh, come facevi a sapere un altro che c'era il computer? Niente, per strada, due ragazzini, o in classe, ma che c'è il computer? Sì, c'ho pure io, mortacci, ambedi, siamo... Bravo, preciso, c'è il computer, che computer c'è? No, il VIC-20, ma vattene a fanculo, c'è il VIC-20 questo. Io c'ho il Commodore 64, ma che è il computer qui? Ma dagli fuoco. A me mi hanno fatto il Commodore 16, cioè quello è in aborto, buttalo. Cioè, praticamente, c'era un discorso social, ma tu dovevi fare per strada da solo. Oggi praticamente su Facebook, tutti che si conoscono, con tutti. Oh, ma io e te siamo amici, che scrive uno su Facebook, perché? Siamo due amici in comune. Ma chi cazzo con? Io non so manco chi so questi. E perché ce l'hai aggiunti? Ma che ne so, un giorno uno mi ha chiesto, vuoi diventare amico, mi sono sbagliato, invece fa nulla, ho fatto click e me lo sono ritrovato. Questa è stata la situazione, perciò dimo cazzate, cioè c'è sta gente che ti dice, ma siamo amici. Ormai qua c'è un filtro inesistente praticamente, sono tutti amici di tutti, tutti possono comunicare con tutti, c'è gente che ti scrive, ma io a te t'ho visto, dove? T'ho visto su Facebook, ah no, pensavo avessi detto per strada, no, t'ho visto su Facebook, capito? Perciò dicevo, questo discorso dei social è cambiato drasticamente rispetto a quello che poteva essere un tempo, no? Per esempio, un tempo che te potevi scambiare. Oggi ti puoi mandare un'immagine, oh, ti mando una fotografia. Ai tempi, se tu volevi mandare una fotografia, era impossibile, una fotografia sul Commodore 64. Sull'Amiga, pochi pionieri c'avevano il digitalizzatore video, potevi digitalizzare un pezzettino di foto, un pezzettino di video, spedirla, proprio non se ne parlava, dovevi metterla su un floppy, codificarla, metterla in un certo modo, comprare il floppy, e il floppy costava un sacco di soldi. Tant'è che se dovevi dare qualcosa a qualcuno era impossibile, solo dopo che c'erano queste BBS un po' più evolute, qualcosa si poteva caricare, come dicevo prima, immaginette, canzoncine, qualche giochetto a provacce, ma già era una cosa costosa, con costi telefonici abnormi, perché c'erano queste linee ISDN, ADSL, fibra, ma la stessa internet, no, appena uscita, si pagava. Cioè, tu dici oggi pure si paga, certo, ma tu ai tempi pagavi a telefonata per connetterti, perché usavi il telefono di casa, lo scatto ogni 5 minuti, ogni 3 minuti, ogni 2 minuti, ogni 10. Più pagavi un abbonamento annuale a internet, e tu dici, vabbè, corretto, sì, ma io sapete quanto pagavo? 700.000 lire l'anno, che non era poco.
se pensate che tutti i scatti telefonici li pagavi, perciò tu tutti i mesi pagavi pure la bolletta telefonica per connettere da internet. Per fortuna che è arrivato Soru con Tiscalis, si è inventato Pado gratis abbonamento, voi fate solo i scatti telefonici, e da lì sono iniziati a crollare i vari provider, perciò la cosa ha iniziato ad essere più interessante, cioè si connetteva pure a velocità sempre maggiori, modem 28.8, 33.6, famoso 56k che non si capiva come faceva, ma la cosa che fa ride è che se era partita a velocità ridicole, 300 bps, no? 300 baud, su quel doppino che oggi ci fanno la fibra. Io lo stesso doppino che ci andavo a 300 bps, boh, mi fa 100 megabit. Ma allora mi devi spiegare, ma com'è possibile che prima sto doppino andava a 300 bps, poi a 2004 pare un evento, devi comprare un altro scatolotto, 28.8, 33.6 in 6 spese, a un certo punto a DSL sempre sullo stesso doppino, ma la fibra, sempre là, non potevi fare una cosa. No, potevi fare subito, andavi a mettere la fibra ai tempi, funzionava tutto, certo, il Commodore 64 che la fibra ci trasmetteva quasi niente, perché per trasferire 64k veramente bastava pure il piccione viaggiatore, però era una cosa sicuramente interessante. L'altra cosa poi interessante che c'era, sempre relativamente ai giochetti e che si è rivista adesso, è che i giochetti poi li hanno facilitati, tra virgolette, no? Voi pensate che ai tempi bisognava che c'è sto joystick, oh, bisognava capirci le cose, periti elettronici, periti informatici per caricare un giochetto. Poi Nintendo ha detto, lo sai che faccio? Come inizia a facilitare tutto e tutti? Ha iniziato queste consolette stupide, col primo NES, eccetera, evoluzione su evoluzione, il paddino, la cartuccia, le cose, andiamo avanti. Alla fine però ha capito che la gente con sto pad non si trovava, ha detto, mo con la Wii frega a tutti. Vuoi tirare la palla da bowling tirandola? Ha fatto il coso che tiravi la palla da bowling tirandola, usando ovviamente il telecomando. Vuoi fare la box usando i due cosi e dai pugni? E vedevi intere famiglie dei rimbambiti, ah, finalmente si può giocare, guarda, posso dai pugni, guarda, a tennis muovo come se ci avessi la racchetta. Poi in realtà è tutta una stronzata, no? Infatti dopo gli sono andati dietro pure Sony col Move e coso col Kinetto, no? Microsoft. Che poteva addirittura, Kinect, io c'ho un'applicazione carina e ci ho fatto pure il video, che era UFC Trainer, che addirittura ti conta le flessioni, ti fai cose, ti vede se ti pieghi bene, se ti pieghi male, ma te dico, fatto pure bene, che poi alla fine non si è inchiappettato nessuno, giustamente, perché ci hanno capito niente, sembra, poi serviva lo spazio, ma ti servono 20 metri quadri per allenarti, perché la telecamera deve puntare tutte, ok, se c'avevo 20 metri quadri per allenarmi, ci aprivo la palestra praticamente, no? Giustamente, perché manco un palestra c'hai 20 metri quadri personali per allenarti. Allora dico, ma perché ci deve il corchinet? Giustamente, no? Perciò dicevo, allora ci sono state tutte queste evoluzioni che tu potevi fare proprio il fit, tu oggi puoi fare pure il fitness così, poi c'hai quelli che puoi ballare addirittura, no? Che te vedi dentro, c'ha una telecameretta, te vedi dentro, balli, canti e balli, tu te vedi dentro, ti cambiano lo sfondo dietro, balli, canti, lo pubblichi, c'è la gente che ti vede, puoi fare diretto, vedo in tempo reale, che senso c'ha? Cioè stai a diventare una televisione, balli, canti, c'è il pubblico finto del coso, ti fanno applausi, ci rimedi pure i sordi se vuoi, perché giustamente oggi puoi pure rimediare i sordi, ti mette nei tip, capito? Avance. Perciò l'evoluzione è in questo senso, per chi, quei poveracci come noi che hanno investito i milioni sui computer, sui computerini, eccetera. E non è poca cosa se ci pensi, perché è cambiato il mondo, no? Il bello è che oggi ci stanno ancora i vecchi rimbambiti, tipo me, ma anche più vecchi, ancora che la televisione. Ah, ma la televisione, però io mo faccio la pubblicità in televisione, hai sta reclame. Ma guarda che c'è sta gente, che ragazzini che hanno 10, 12 anni, 8 anni, vanno su YouTube, fanno i video, fanno i milioni, più se vedono i video, anzi passano la giornata a vedersi i video. Ma che? Ma perché uno si può vedere i video su YouTube? Ma che roba è? Poi fai, oh, c'è sta Netflix, vuoi tutte le serie, i film che vuoi. Ma che è mo Netflix? Ma serve il decoder, perché poi la massima evoluzione che ci hanno avuto loro è il decoder. Gli hanno spiegato una volta che sto decoder potevi vedere cose, e loro praticamente con sto coso del decoder potevano, se non pare di cottele più, se non pare di poco stream, che praticamente potevano vedere i film, le cose, gli hanno detto c'è i film in prima visione e via dicendo, perché era proprio a cavallo nato con il discorso del videoregistratore. Il videoregistratore fu una grande invenzione, la gente poteva finalmente vedersi a casa i film a scelta, e c'erano quelli che c'erano i film del cinema, una roba indegna.
film girati al cinema con la telecamera messa su un cavalletto che puntava allo schermo. Si sentiva la gente che chiacchierava, come se ancora oggi c'è da roba che gira così, che si sente la gente che chiacchiera sotto, uno schermo ripreso e via dicendo. Perciò concludo dicendovi che la differenza tra il giochetto di 20, 30, 40 anni fa e quello di oggi è abissale. Ai tempi giocare era un'impresa, ci volevano mezzi, fantasia, destrezza. Oggi è facilissimo. Ti regalano un telefonino, c'hai già i giochetti installati sopra, tu clicchi e giochi. E giochi roba in tempo reale con altri giocatori da tutto il mondo, condividi immagini, grafiche, record, eccetera, eccetera. Usare un computer ai tempi dovevi essere matto, oggi se non lo usi sei matto, che è diverso. Ci stanno i vecchi da adesso che non vogliono usare i computer, o li usano poco, non ci hanno capito niente, senza il computer oggi fai una mazza. Perciò vi dico, tenete per stretti il computer e il telefonino e imparate sempre meglio a usarlo e seguite tutte le lezioni possibili e immaginabili. Un saluto!